potremmo già esserci, c'è sempre questa suspense dell'inizio. Poi quando ci sono io è un casino. C'è ancora questa, c'è il disagio, esatto, ci mettiamo il disagio. Avremo disagio in Quantum Break. Io intanto refresh, aspetta che refresh la pagina. Io bevo il caffè. Disagio allora, temporale. Mi dice che siamo live, sì. Aspetta che sento l'audio com'è. Perfetto, ci dai, siamo. Dai, ci siamo. Ciao a tutti ragazzi. Come promesso, prima diretta dedicata a Quantum Break. Allora, prima un po' di regole di questa diretta, nel senso che non essendo il gioco ancora uscito, come sapete bene, dobbiamo attenerci ad una serie di indicazioni che ovviamente sono volte ad evitare il più possibile spoiler. È un gioco comunque con una componente narrativa super predominante e quindi è chiaro che bisogna andarci con i piedi di piombo. Mi sembra giusto. Esatto, mi sembra questa giusto. Diretta quindi sarà limitata all'atto 1, in più io, avendolo già giocato, salterò anche un paio di cioè andrò anche oltre le indicazioni che ci hanno dato e salterò anche in particolare una cutscene che secondo me è un peccato far vedere e ai fini della diretta non serve a niente, però svela una cosa che secondo me è bello che scopriate da voi, quindi siete sostanzialmente al sicuro da grossi spoiler. Ovviamente vedrete insomma un po' l'ambiente di gioco, intanto io racconterò due cose di base proprio sulla trama, però questa diretta di sicuro non vi rovina nulla delle sorprese che il gioco ha in serbo per voi. Ci concentriamo più sul gameplay, ci concentriamo più sul parlare un po' di come funziona Quantum Break dal punto di vista dell'equilibrio tra le parti narrative che comunque sono lunghe e importanti e quelle di gioco vere e proprie, quindi insomma ci concentriamo un po' su come è fatto questo gioco e molto meno su quello che racconta questo gioco e sulle sorprese che riserva. Detto questo, fair enough mister. Perfetto. Intanto già cominciano ad arrivare, sono considerazioni più che domande ancora. C'è il Serpe che dice che non sembrerebbe il Todd quello vicino a Andrea, però c'è la luce nella stanza, quindi non può essere lui. E poi chi c'è? Cioè, vediamo un po'. Primal Comet, Lizard Max, Tlak, Big Weight, Pippo Inzaghi, poi c'è il Morlu che dice ciao a tutti ragazzi, posso dire di essere duro come un castoro. Vabbè sì, questa gliela lasciamo dire, dai, che dici Andy? Gliela lasciamo dire. Nel frattempo io ho, come da indicazioni, saltato il prologo, giustamente, perché insomma il prologo è molto bello ed è giusto che ve lo viviate voi la prima volta che avvierete il gioco. Vi posso soltanto dire che mi ha ricordato Half-Life, e non è dire poco, però non aggiungo altro. Introduco soltanto brevemente la situazione. In pratica il protagonista che vedete qua, Jack Joyce, ritorna in questa cittadina di Riverport dopo che se n'è andato per tutta una serie di questioni personali, e proprio nel momento in cui torna c'è questo incidente durante un esperimento che disgrega il tessuto spazio-temporale, quindi da questo centro di ricerca cominciano a scaturire praticamente delle sorta di onde spazio-temporali che di tanto in tanto frizzano completamente lo scorrere del tempo o creano delle anomalie temporali. Naturalmente il nostro Jack e il suo fratello, che vedete qua in questa cutscene, cercano di risolvere la cosa, ma nel frattempo vengono anche attaccati da delle forze speciali di questa Monarch, e anche lì vi lascerò scoprire da voi chi è la Monarch, cosa fa, cosa vuole. Insomma, saltiamo queste informazioni per adesso e ci limitiamo al sodo, ecco, mettiamola così. Qui il gioco è iniziato comunque da una ventina di minuti, prima di quanto state vedendo ora. C'era questa lunga sequenza introduttiva che vi presenta tutti i personaggi chiave, l'esperimento, e vi fa vedere in pratica un po' tutto quanto quello che c'è stato prima. E qui io già faccio la prima considerazione sulla grafica, ma anzi non la faccio, cioè l'avete già capito, quindi era in tempo reale quello che abbiamo visto. Sì, era tempo reale, motore di gioco, e tra cutscene, quelle realizzate con il motore, e sequenze di gameplay praticamente non ci sono differenze. La grafica è la stessa ed è insomma ottima, su questo non c'è alcun dubbio. Sul resolution gate che già c'è stato relativamente a Quantum Break ancora non abbiamo conferme se effettivamente il gioco giri a 720 o non giri a 720. In questo momento non ce ne frega assolutamente niente, cioè di base è un rendering davvero notevole. Se c'è una critica che si può muovere in queste prime fasi, vabbè, non è un segreto il fatto che io in
in realtà sono andato più, molto più avanti nel gioco, quindi ho già visto cose successive, però è evidente già sin da subito, se ci sono delle critiche che si possono muovere dal punto di vista puramente tecnico, sono esclusivamente legate alle animazioni durante le sparatorie, ma a questo ci arriviamo tra un po'. Quindi animazioni, dici, Sì, animazioni. Staremo a vedere. Animazioni, lì si può muovere qualche critica, ma dal punto di vista appunto rendering e qualità grafica, il lavoro fatto con i particellari, il lavoro fatto per rendere graficamente le fratture temporali è notevolissimo, sia dal punto di vista del design che c'è stato prima, sia poi per la effettiva realizzazione tecnica. Allora, intanto arriva già qualche domanda. Per esempio, ci chiedono com'è il doppiaggio italiano. Io al momento non sto sentendo nulla, però questo lo chiedo a te. Allora, il doppiaggio italiano complessivamente è buono, hanno scelto sicuramente dei professionisti, sono voci anche caratterizzanti e nel complesso mi sono piaciute. Succede che ci sia ogni tanto qualche espressione o frase leggermente fuori contesto, come se fosse stata registrata successivamente rispetto ai turni di doppiaggio iniziali o cose del genere. Ogni tanto si nota qualche discrepanza, mettiamola così, però guardandolo complessivamente... mi sembra che il gioco sia più che godibile in italiano, e anche per quanto riguarda le puntate della serie al televisivo, dopo ne parleremo più diffusamente, che intervallano diciamo il gameplay, anche lì il doppiaggio comunque regge nel complesso. Diciamo che è il corrispettivo di un doppiaggio di una serie TV americana, come potrebbe essere The Walking Dead, piuttosto che, quindi magari non a livelli proprio cinematografici totali, ma accettabile, ma buono comunque, ma buono. Ok, senti, io a questo punto ti faccio subito un'altra domanda, che anzi te la riporto perché ce la fa Big Wait 93, sì, che fra l'altro è quella che interessa di più anche a me, ovvero si possono mettere i sottotitoli, cioè nel senso lo puoi mettere in inglese, in lingua madre, e poi sottotitolarlo? Allora sì, sì, credo tra l'altro i sottotitoli siano attivabili anche durante il gameplay, ma quello, guarda, non c'è altro da fare che andare a vederlo direttamente, vediamo, opzione video, sì, i sottotitoli si possono attivare anche durante il gameplay, l'ho fatto adesso, mentre invece per quanto riguarda l'audio, sì, lo si può mettere in lingua madre, ma per quello bisogna riavviare la partita, nel senso, se si rimane in partita l'opzione lingua non è presente, per farlo bisogna tornare al menu principale. Chiaro. Allora, intanto c'è Pedro che mi chiede se lo giocherò. Ovviamente sì, ancora non mi è arrivata la mia copia, però lo giocherò, ma assolutamente sì. Remedy, sì, per forza, va giocato secondo me. Non so ancora se su PC o su Xbox One, ma è ovvio che sì, lo giocherò a tutti i costi. Allora, nel frattempo, se non ci sono altre domande, io vado, inizio a parlare un pochino di delle sezioni shooting. Questa è la primissima sezione shooting, non è un segreto il fatto che successivamente il nostro Jack, il nostro protagonista, acquisterà dei poteri legati alla modificazione del tempo, ma per ora non li ha in questo inizio, e quindi qua semplicemente ci limitiamo a familiarizzare con il sistema di coperture. Sistema di coperture che è, appunto, come dicevo prima, un po' per animazioni, un po' per concezione, la prima cosa per adesso sulla quale si può muovere qualche critica. Sicuramente rispetto a giochi più recenti, mi viene in mente ad esempio anche The Division, giochi diversi naturalmente, però con una componente shooter bella, bella solida. Qui si ritorna un po' indietro nel tempo, come vedete è un sistema di coperture dove il personaggio semplicemente si abbassa automaticamente quando si avvicina ad un oggetto. E infatti arriva, cioè, c'è già qualche domanda, c'è il nostro caro Wildbone, il nostro angelo, sì, che infatti, ma ho l'aveva sentito notato, che le coperture non sono proprio, e infatti lo stavi dicendo, quindi ho lasciato correre, e sì. Lo vedete anche voi, insomma, il personaggio semplicemente si accuccia e non interagisce con la copertura, nel senso non vi si appoggia di fatto, rimane semplicemente accucciato dietro, tra l'altro rimanendo anche abbastanza esposto al fuoco nemico, cioè capita spesso di essere in copertura ma di avere una parte del corpo esposta e di prendere fuoco in quella posizione. Questo sicuramente fa parte di una scelta legata soprattutto alla volontà dei Remedy di mantenere il giocatore in costante movimento.
è un gioco dove la copertura è importante, ma dove sembra che gli sviluppatori stessi ti invitino a rimanere il più possibile in movimento, mettiamola così. Anche il level design suggerisce un po' questa cosa, e anche l'utilizzo dei poteri suggerisce un po' questa cosa, nel senso che per utilizzare efficacemente i poteri, come ci si rende conto abbastanza in fretta, non ha senso utilizzarli da fermi nel livello. Bisogna muoversi, bisogna correre intorno ai nemici, bisogna utilizzare la schivata che acquisteremo dopo e che riusciremo tra l'altro a far vedere in questa diretta, anche non solo per scappare dai nemici, ma anche per a volte per avvicinarsi e per sparare a bruciapelo, in un certo senso. Quindi questo in parte sicuramente è una concezione che giustifica un po' questo sistema di coperture. Ciò non toglie che siamo abituati ormai a sistemi di coperture più raffinati, con lo spostamento dinamico da un punto all'altro, con il personaggio che interagisce fisicamente con la copertura, che si appiattisce, veniamo da The Division appunto, quindi almeno per me saranno shock, veniamo da Uncharted, veniamo da tanti giochi insomma che ci hanno fatto vedere comunque utilizzi della copertura molto dinamici. Qui è tutto un po' più statico e, come dicevo prima, le animazioni non aiutano, perché comunque l'animazione del personaggio non è fluidissima, soprattutto quando si sta correndo e sparando insieme, ecco, mettiamola così. Quindi all'inizio bisogna abituarcisi un po'. All'inizio sicuramente non è una sensazione piacevolissima, soprattutto per chi appunto ha fatto esperienza di molti sparatutto recenti, e conseguentemente bisogna adattarcisi un po'. Chiaramente poi, una volta che si iniziano ad utilizzare i poteri in maniera creativa, tra virgolette, questa cosa viene un po' meno, complice anche appunto l'abitudine che ci si fa. Però oggettivamente, dal punto di vista del game design, è un po' un passo indietro rispetto a quello che ci hanno fatto vedere giochi più recenti. Scusa, mi faccio un piccolo contesto qua, perché è successa una cosa che in Quantum Break, come dicevamo prima, succede spesso, ossia un'anomalia temporale. Il tempo si è fermato provvidenzialmente, perché altrimenti i nostri due amici sarebbero morti dentro l'ascensore, invece il tempo si è bloccato proprio nel momento in cui si doveva bloccare, e qui c'è una sequenza oggettivamente molto suggestiva in cui gli unici due che si muovono sono i nostri due protagonisti, e invece tutto il resto si è bloccato mentre la Monarch, questa organizzazione paramilitare, stava invadendo l'università di Riverport. Quindi vedete, c'è gente che stava scappando, c'è gente che viene arrestata nel contempo e via discorrendo. Allora, c'è una domanda, ci sono un paio di domande, io intanto ti lascio parlare. La prima te la faccio io: perché il protagonista ha i risvoltini? La cosa mi sembra gravissima, però purtroppo dobbiamo sorvolare momento. Dobbiamo sorvolare. Però ha la giacca di pelle un po' svolazzante che identifica perfettamente il gioco Remedy, nel senso che giusto. Tolto Max Payne, che però era un po' apocrifo, nel senso che non era... Avrei preferito il cappottone, ma sarebbe stato fuori luogo in questo contesto, quindi sono d'accordo con te. Diciamo allora, che la giacca di pelle svolazzante è proprio la firma assoluta di Di Remedy. Chiodo. Questo è un mezzo chiodo. Sì, poi diciamo che è cambiata la forma, perché Max Payne e Alan Wake avevano sempre una giacca un po' più lunga. Qui hanno accorciato la lunghezza, però diciamo che l'elemento distintivo rimane assolutamente. Ed ecco che si è sfrizzato il tempo nel frattempo. Vedete, tra l'altro è bellissimo questo effetto tipo onda curto. Sì, assolutamente. Esatto, che poi insomma in altre situazioni più avanti, che in questa diretta non vi possiamo far vedere, diciamo che verrà utilizzato in maniera ancora più scenografica e creativa. Quindi bella la location, comunque bella l'aula magna. Quindi c'è uno studio degli interni che è notevolissimo, clamoroso. E a me soprattutto ha colpito, soprattutto nella parte iniziale che non ho potuto far vedere, i primi 20 minuti, il fatto che abbiano modellato e riempito di dettagli intere stanze gigantesche che di fatto non servono a nulla dal punto di vista puro del gameplay, ma che invece servono in maniera incredibile dal punto di vista della contestualizzazione. Cioè c'è stato un lavoro eccezionale nel rendere credibili e belle da vedere ambienti dove poi non si gioca, semplicemente ci si cammina magari, o neanche necessariamente, e questo è insomma indice di un lavoro notevole fatto anche con amore, no?
Chiaro. Magari quelle stanze un po' di persone neanche le noteranno, non so come dire, e questo sarà un peccato, però loro comunque ci hanno tenuto a caratterizzare al meglio tutti gli ambienti di gioco, e questo rimane insomma una cosa degna di un punto a favore. Esatto. Questa è anche un po' parte della loro firma. Senti, esatto. Io ti volevo riportare una domanda che adesso non mi ricordo chi l'ha fatta, aspetta che la leggo. Primal Comet, l'intelligenza artificiale com'è? Direi importantissima come domanda. Sì, molto importante. Allora, l'intelligenza artificiale è un po' un mix, nel senso, tendono sicuramente a sfruttare le coperture, tendono molto ad aggirare, ad usare le granate per stanare il giocatore. Non mancano dei momenti in cui ci sono dei comportamenti magari non eccezionali, qualche nemico che rimane un po' esposto, eccetera, eccetera. Diciamo un mix sul buono con qualche defiance. I livelli di difficoltà comunque sono 3, non vanno ad impattare sulle routine, vanno ad impattare su quanto velocemente si muore, ecco, mettiamola così. L'energia del personaggio è autorigenerante, l'avete visto anche prima, insomma, come da tradizione lo schermo si tinge di rosso quando si sta per morire, e tutto si limita a questo. Faccio una parentesi per spiegare cosa sta succedendo adesso. Vabbè, innanzitutto ho guadagnato il primo potere temporale, che è alla pressione del tasto Y, posso vedere evidenziati i nemici e in blu invece le cose che mi possono servire, quindi armi lasciate a terra piuttosto che zainetti contenenti proiettili. In più, in questo caso mi permette anche di notare che c'è una eco, è un concetto che se avete giocato a Quantum Break, è un concetto che se avete giocato a The Division conoscete bene, quindi praticamente una sorta di eco di un avvenimento precedente lasciato e che io posso riguardare in un certo senso, sempre con questo effetto grafico spettacolare. Peraltro qui mi aiuta a capire qual è la macchina che sto cercando, né più né meno. Chiaro. Allora, vediamo un po', ci sono un po' di domande, un po' di considerazioni, tipo Zandre Vgodz, non saprei pronunciarlo, però grazie comunque, e dice graficamente stupendo, e va bene, su questo direi che non c'è nulla da aggiungere, è senza dubbio magnifico, anche su Xbox One. Poi c'è Big Wait che ci fa una domanda, in realtà sono due, dice pad o mouse e tastiera, cioè quindi ci sta chiedendo se è meglio PC o Xbox One. Io sicuramente sono curioso di provarlo su PC e se mi arriva la copia farò in modo di streamarvelo, così facciamo anche un bel paragone, però non lo so, anche su PC io lo giocherei con il pad questo, te che dici Andy? Ma guarda, penso di come sì, ti trovi penso, con penso il pad? Che con il pad mi trovo molto bene, ho regolato un po' curiosamente tendo sempre ad alzare la sensibilità della visuale, in questo gioco l'ho abbassata, strana come cosa, sì? Però mi sono trovato meglio abbassandola di un 10%. La trovavo veramente un po' troppo sensibile ogni tanto, ma ancora ogni tanto mi capita di avere di girarmi troppo velocemente in certe situazioni di combattimento, ma vabbè, magari questa è anche una cosa mia. Però ripeto, con il pad anche nell'utilizzo dei poteri ci si trova assolutamente comodi, quindi secondo me è un gioco che si gioca felicemente con il pad. Sulla versione PC non posso dire nulla perché non l'ho mai provata. Ti confermo comunque che sì, avrai tu modo di farlo vedere in diretta più avanti, quindi arriveremo anche per coloro che sono intenzionati. Ci penso io, ragazzi, tranquilli. Esatto. Ci penso, quando svisceriamo. Per coloro che ancora magari stanno valutando se comprarlo su PC o Xbox One, pazientate un attimo, arriveremo anche con un coverage bello esteso sulla versione PC, anche in diretta con il Todd che vi farà vedere tutto quanto, insomma. Dai. Comunque, allora vediamo un po' chi altro c'è. Intanto continua ad arrivare gente e io saluto. E poi vediamo un po'. È arrivato anche Dimitri. Ciao Dimitri. Aspetta, questa però te la devo riportare. Vai. La domanda. In realtà non è utile insomma allo svolgimento della diretta, però te la devo riportare. C'è Raptor 777777 che ti chiede: Andrea, avevi apprezzato Alan Wake? A sto punto devi raccontare un attimo la storia tua e del tuo amore per i Remedy, giusto? Esatto. Sono stato uno dei super sostenitori di Alan Wake, che sicuramente è stato un gioco che ha un po' diviso, nel senso che chiaramente c'erano delle aspettative per Alan Wake elevatissime, e per di più Alan Wake inizialmente doveva essere un progetto diverso, questo lo sappiamo tutti, doveva essere un free roaming totale, doveva avere la possibilità di prendere ed utilizzare la macchina quando si voleva, insomma c'è stata tutta una storia produttiva dietro ad Alan Wake, che poi nel momento in cui è uscito e si è visto davvero cos'era Alan Wake,
ha deluso certe persone che si aspettavano altro, ma anche giustamente da un certo punto di vista. Ciò nonostante, io sono mi sono innamorato di Alan Wake, per me è un gioco eccezionale che conserva ancora oggi un suo valore, tra l'altro per quello che ha fatto dal punto di vista della narrativa nei videogiochi. Credo che gli si debba riconoscere soprattutto quello, perché oggettivamente come sparatutto non era sicuramente eccezionale, e la dinamica della luce era interessante, ma non era rivoluzionaria. Esatto, ma più che altro secondo me non, in alcuni casi non era completamente soddisfacente, per quanto esatto. Io sono un altro grandissimo amante di Alan Wake, cioè per me solo l'atmosfera e le genialate che ci hanno ficcato in mezzo durante la narrazione sono altissime, quindi io sono un grande stimatore. Poi altre domande, scusami. Aspetta, allora, che però adesso faccio una parentesi necessaria io, perché sennò si finisce per perdere un po' il filo di quello che sta succedendo. Allora, in pratica cosa è successo nel frattempo? Io ho sbloccato gli altri due poteri temporali di Jack che sono fondamentali al gameplay. Il primo è questo, ed è lo scudo temporale. Si blocca una persona all'interno di una sorta di scudo temporale, a quel punto si può sparare sullo scudo, i proiettili rimangono all'esterno dello scudo come se fossero sbloccati, quando lo scudo si disattiva i proiettili tutti insieme investono il personaggio e lo fanno a pezzetti praticamente. Questo è lo scudo temporale. Poi c'è la schivata, che ve la faccio vedere subito. Penso di averla vista. Esatto, sì. La schivata fa due cose, innanzitutto ci fa schivare, quindi ci fa spostare a grandissima velocità nello scenario. L'altra cosa che fa è che se si mira subito dopo aver fatto la schivata, si gode di un paio di secondi di bullet time. Poco, ma se usato bene, utile. Mamma mia, l'effetto è fantastico però. L'effetto è eccezionale, perché clamoroso. La schivata fa anche un'altra cosa, crea una specie di onda d'urto, e questo è notevolissimo. Una cosa che verrà ulteriormente enfatizzata quando si sbloccherà il terzo potere fondamentale, che è lo scudo su di sé, che creerà un'onda d'urto ancora più forte, che per di più stordisce i nemici. Quindi lo scudo su di sé potrà essere utilizzato anche come arma offensiva in un certo senso, e questa è una bellissima idea che dovrei, credo, di riuscire a farvi vedere tra poco. Ok, l'effetto è clamoroso. Perdonami, a questo punto una domanda te la faccio io personalissima, cioè nel senso, uno, che se sai che motore è, in realtà l'aveva fatta Angelo questa prima, che motore grafico utilizza Andy? Proprietario, immaginavo. Sì. Beh, si vede anche la stessa trama e la stessa film grain un po' che c'era in Alan Wake, assolutamente sì. Poi naturalmente ha ricevuto degli aggiornamenti pazzeschi, si è confrontato con come era in Alan Wake, però diciamo che soprattutto quando ci saranno delle parti più avanti dove forse anche volutamente ci sono alcune ambientazioni che possono ricordare un pochino Alan Wake, un po' diciamo più all'aperto, con gli alberi eccetera, e insomma lì proprio si nota il fatto che le radici dell'engine siano quelle, ecco. Capito. Beh, devo dire che comunque il risultato è fantastico. Ma detto questo, cioè la distruttibilità dell'ambiente, perché sembra elevatissima, ancora non l'ha fatta nessuno questa domanda, però mi sembra... È davvero notevole, non è attiva su tutto, diciamo che si sono presi un po' di controllo su questa cosa, anche perché in ogni caso è un gioco molto controllato, ti fa sparare dove vuole lui, insomma essendo un gioco lineare loro hanno avuto a livello di game design il massimo controllo più o meno su ogni situazione di gioco, e l'hanno sfruttato positivamente attivando in determinate aree un grande quantitativo di elementi distruttibili. Questo era un esempio di utilizzo un po' creativo dell'onda d'urto in seguito alla schivata, cioè praticamente ha fatto perdere l'equilibrio a due dei militari, che dopo sono rimasti ovviamente in balia completamente del fuoco. È veramente una figata. No, l'effetto è meraviglioso. Sì, l'effetto dell'onda d'urto è davvero eccezionale. Curatissimo, bellissimo. Senti, un paio di domande molto, molto particolari, tipo Seth che ci chiede: ma se investi gli altri con l'onda d'urto, cioè con la schivata barra onda d'urto, cosa succede? È quello che ho fatto vedere un secondo fa, perdono l'equilibrio e tu sfrutti il bullet time conseguente per colpirli. Attenzione che sto rischiando di morire però. Mentre prima ci chiedevano ma hai visto per esempio i proiettili, quelli che sono bloccati? Sì. Ok, se te per sbaglio li tocchi, cioè nel senso ti ci metti in mezzo, che succede? No, quando il tempo è fermo non succede assolutamente niente. Okay. Semplicemente dei sassolini, ok. Va bene.
cioè Big Weight che si interroga e dice si presta ad un'eventuale modalità deathmatch multiplayer. Beh, mamma mia, con sti poteri super sgravi io non lo so onestamente. No, credo che sarebbe però, un grande però, credo che sarebbe un grande pasticcio, credo che sarebbe un mega casino. Sì, 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 no, sì, non, sì, guarda, mi piace molto il fatto che non abbiano neanche avuto intenzione di perdere tempo su un multiplayer forzato inserito dentro un po' a calci, quindi bene così, bene così. Ok, ok, vediamo un po', intanto continua ad arrivare molta 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 gente in chat, è arrivato anche Simone MH, poi è arrivato Omino da Pad e dice: ciao a tutti, volevo chiedere a Andrea se questo gioco lo consiglia a prezzo pieno dato che non dura molto la storia del gioco. È presto, guardiamo che ancora siamo... questa... esatto, esatto. Non... esatto, è molto presto, non l'ho ancora finito, tanto per cominciare, sono arrivato più avanti ma non l'ho ancora finito. Per di più, per appunto indicazioni, in questa diretta ci limitiamo a parlare dei contenuti del primo atto, quindi per questo dovete pazientare sulla recensione, che comunque arriverà prima dell'uscita del gioco, quindi avrete modo di farvi... Che, che bello, molto che bello, bello, che bello. Cioè, no, in questo bello... i Remedy sono stati molto confident in un certo senso, cioè ci hanno dato il gioco con tanto anticipo, ci permettono... Record! Direi io, ci cioè, permettono di farlo che non vedere... ci arriva un gioco così alla svelta, esatto, così presto, esatto. Allora qui c'è un piccolo esempio di puzzle, sono puzzle naturalmente che prevedono lo sfruttamento dei poteri di temporali di Jack, quindi in questo caso avete visto, saltando su quella piattaforma, la piattaforma è come se avesse il freno sbloccato, quindi si abbassa e quindi non riusciamo a raggiungere la successiva, il successivo appiglio, quindi appunto, qua la cosa da fare è sfruttare quello scudo di stasi temporale che vi ho fatto vedere prima, quindi blocchiamo il tempo attorno alla piattaforma e a questo punto diventa facile passare. Ecco fatto. In pratica i puzzle saranno tutti su questa falsa riga, ovviamente diventeranno via via più complessi, naturalmente. Allora, Primal Comet ti chiede: ma i poteri sono possono essere spammati? Spero di no. C'è un cooldown. C'è un cooldown. C'è il cooldown, a posto. Lo vedete a posto. Sulla destra, forse è parzialmente coperto dalla mia facecam, ma non del tutto. Durante le sequenze di gameplay vedrete una serie di icone circolari sulla destra. Ad ognuna corrisponde un potere. Sì, no, le vedete, tra l'altro, non sono coperte dalla facecam. Sì. Ad ognuna corrisponde un potere e se ci fate caso durante la prossima sparatoria si ricaricano, quindi non possono essere spammate. Allora, oh, una bella domanda da musicista. Allora, Final Fabio, allora, salve, a livello audio, cosa te ne pare? Parlo sia di musiche che di effetti sonori. Bello, una domanda sulle campionature mi piace, bravo, bravo molto, Final Fabio. Molto, molto buono. Io non ho ancora sentito il doppiaggio inglese perché volevo valutare bene quello italiano, sono arrivato, come dicevo, circa a metà gioco e adesso, da qui in avanti, riattiverò l'inglese, quindi la seconda metà me la faccio in inglese così da avere anche un paragone insomma diretto tra le due. Per quanto riguarda il doppiaggio ne abbiamo già parlato, per quanto riguarda la qualità del missaggio, che è una cosa alla quale tengo tantissimo e della quale nei videogiochi si parla pochissimo del missaggio, perché ci sono una marea di videogiochi che escono con i dialoghi a volume 1 e le sparatorie ecco, a volume 18, ecco, diciamolo. Ecco. Anche titoli grossi ragazzi, anche titoli grossi, succede anche con i film, succede anche con assolutamente, vabbè, ma quello non ne parliamo, eh. Io ricordo per esempio anche in The Order ci sono delle sezioni dove c'è proprio sballato il missaggio aureo. Esatto. Ecco, succede quindi... anche con i film. Qui lavoro di missaggio mi sembra ottimo, cioè c'è sempre un bel bilanciamento tra tutto quanto, e per di più ovviamente essendo un gioco è anche personalizzabile, puoi regolare tu il volume degli effetti audio, dei dialoghi e delle musiche. Per quanto riguarda la qualità degli effetti audio, mi sono piaciuti molto anche proprio il sound design, il rumore che... prodotto dagli effetti temporali è sempre molto originale e mi è piaciuto molto anche da questo punto di vista. Quindi e le musiche le trovo, alcune sono originali e altre invece sono su licenza. Tra l'altro c'è una funzione molto carina nel menu che diciamo fa vedere come i Remedy siano anche molto attenti al
all'evoluzione attuale in generale del mercato dei videogiochi, perché c'è una funzione che ti permette di disattivare le musiche su licenza. È fatta per gli streaming, praticamente, per non farsi bannare, sì, per non farsi bannare gli streaming. È una bellissima, e credo sia la prima, anzi mi sa proprio che è la prima, mi sa che non è mai successo prima d'ora, che giusto? Compare in un videogioco, quindi nel senso bel gesto, molto attento, sì, alle, insomma, alle correnti attuali della, sia della critica sia proprio del modo di fruire i videogiochi, dove le dirette sono diventate le dirette, ma anche i gameplay su YouTube sono diventate, insomma, un po' la base con cui ci si rapporta ai videogiochi. Quindi bellissimo da questo punto di vista. Io sto dicendo cazzate, mi sto distraendo, sto morendo. Sì, e io sto contribuendo alla tua ripartita. Senti, ma quante armi ci sono, chiedono? Ne hai viste un po'? Sì, per adesso ne ho viste, credo, 6. Quindi c'è il fucile d'assalto, la mitraglietta, che è quello che sto usando adesso. L'MP7 di 007, certo. Esatto, la pistola di alto calibro, il fucile a pompa semiautomatico. Fammi pensare se sto dimenticando qualcosa. Ah, ho fatto in tempo a vedere una mitragliatrice leggera, leggera per modo di dire. Ok. Allora, vediamo un po', adesso cominciano ad arrivare, siamo entrati, insomma, direi che siamo verso metà della diretta, quindi cominciano ad arrivare un sacco di domandone. Allora, tipo, la difficoltà influenza il cooldown dell'abilità? No. Perché, dice lui, sempre Jack Hardin, che dice, perché sembrano ricaricarsi molto in fretta. Sì, si ricaricano in fretta, è voluto. Diciamo che... tutta la componente sparatutto acquista valore grazie alle abilità. È quello che dicevamo prima, come sparatutto puro non è eccezionale Quantum Break, insomma c'è poco da girarci attorno a questo concetto. Quello che ti rende comunque più godibile affrontare le sparatorie sono i poteri. Limitarne eccessivamente l'utilizzo avrebbe un po' creato un problema in questo senso. Allora, altra domanda del nuovo e attivissimo Big Weight 93. Vediamo un po', com'è il level design? Che ne pensi? Il level design è assolutamente notevole, riescono ad utilizzare, è proprio in pieno stile Remedy, cioè loro partono da ambientazioni assolutamente realistiche, cioè non c'è nulla di fantasia, hanno preso una granata in faccia e sono morto, non c'è nulla di fantasia, sono ambientazioni proprio iperrealistiche, eppure poi te le rendono, insomma, affascinanti. Hanno un grande gusto anche nel design degli interni, tutto il centro di ricerca che si può esplorare con molta calma nella prima parte, quella che non ho potuto far vedere, è proprio bellissimo, è proprio semplicemente a livello di puro design di interni, cioè c'è proprio una ricerca pazzesca per gli arredamenti, per la struttura come è disegnata, insomma. Ma guarda, io sto vedendo solamente per esempio anche i dettagli della scatola, questa qui del flight case, quello là dove c'è appoggiato il tuo fratello tuo, insomma. Sì, è notato. Sì, fighissimo. Esatto. È assolutamente pienissimo di dettagli infinitesimali su oggetti scenici, diciamo, che tu magari vedi per 20 secondi e magari in quel momento non sei neanche sufficientemente attento da notarli, però poi inevitabilmente anche quello che vedi solo con la coda dell'occhio, che magari non percepisci e non è pienamente, alla fine contribuisce a creare un ambiente ricchissimo di dettagli che in qualche convincente modo... convincente, esatto. Convincente è la parola che stavi cercando. Bravissimo. Senti, c'è Taffo che ci chiede ancora, ma a questo punto ne approfitto per ributtarla in mezzo alla questione, il discorso della risoluzione 720 o 1080p, ripetilo un po' così anche per i nuovi arrivati. Non ne abbiamo una conferma definitiva, direi che per quanto io ho potuto giocare fino adesso mi pare una questione irrilevante, mi pare un numeretto che non porta a nulla, nel senso, graficamente è un bellissimo lavoro. Ok. Perfetto. Allora c'è Leo Xaxo che dice, si può già prenotare su PC? Ma penso di sì, assolutamente sì. È arrivato anche Alex Er Diablo, ciao Alex. Super Bazinga, domande interessanti. Il feedback delle armi? Il feedback delle armi è buono, hanno una discreta personalità, non è un feedback, come dire... c'è sempre una sensazione comunque di discreta leggerezza, ma piacevole, non eccessiva, e comunque sono tutte ben caratterizzate dal loro rinculo. Soprattutto ad esempio il passaggio dalla pistola normale a quella ad alto calibro, c'è proprio una differenza nettissima. Insomma,
niente male da questo punto di vista. Allora, aspetta, c'è... un secondo, ti fermo, che qua viene, viene introdotto Paul Serin, che è il villain, il volto, se avete visto Il Trono di Spade lo conoscete molto bene, e io questa cutscene mi permetto di saltarvela, bravo, e andiamo bravo. Oltre, esatto, però almeno avete visto in faccia Paul Serin. E tanto sarà già visto nei trailer. Comunque c'è Dimitri, appunto, che ci chiede, ma quello è Dominic Monaghan di Lost? Assolutamente sì. Ok. Allora, poi ti chiedono, sempre Track, dice, come hai trovato personalmente la difficoltà, Andy? Allora, secondo me un giocatore navigato, una persona che si gioca il suo giochino al mese, magari anche di più, questo qua se lo mette a difficile da subito, proprio serenamente. Ok, serenamente. Io vado a difficile. A normale si muore proprio di rado. Ok. Allora, vediamo un po'. Ci sono altre domande? Allora, io sono rimasto che intanto io poi indietro. Io faccio una parentesi doverosissima. Allora, abbiamo terminato la parte di gameplay dell'atto 1. Adesso cosa succede? Alla fine di ogni atto c'è una fase che si chiama Junction, in cui ci si trova nei panni del villain, ossia Paul Serin che abbiamo visto prima, e si prende una scelta tra due possibili strade. Questo va ad influenzare poi varie cose, va ad influenzare cose che succederanno successivamente, ma non credo comunque che il finale del gioco cambi in base a questo, ma non ne ho la certezza, lo scopriremo soltanto in fase di recensione, però va ad influenzare ad esempio alcune scene della puntata della serie TV, tra virgolette, che vedrete dopo, quindi se si sceglie una cosa succedono alcune cose, se ne sceglie un'altra ne succedono altre. Credo che poi però questo si ricongiunga tutto ad un finale unico, ma è una mia supposizione, ancora non una certezza. Prima di fare questa scelta si ha la possibilità di visionare le conseguenze della propria scelta tramite delle sorta di filmati riassuntivi che vi faccio vedere adesso. Vedete, qua siamo nei panni di Paul. Ora non si gioca nei panni di Paul, di fatto, semplicemente lo si impersona in queste brevi sequenze in cui si prende una decisione. No, è diverso. Si prendono queste decisioni che vengono definite punti junction nella storia. Dopo il punto junction parte la puntata della serie TV. Ve ne posso far vedere un pezzettino, ovviamente non la vediamo tutta perché durano circa 25 minuti l'una, non avrebbe senso in questo momento. Ah, ce lo fai vedere comunque un pezzettino? Si certo, può? Si può assolutamente. Ah, volentieri. La parte del primo atto la posso far vedere, però ne vediamo appunto un pezzettino, sì, direi, perché non avrebbe molto senso. Allora ragazzi, io ovviamente insomma, se avete altre domande, e so che ne avete, perciò ripostatele perché un po' me ne perdo, perché ogni tanto mi scrivete proprio a ondate e quindi me ne perdo qualcuna, perciò ripostatele pure e le leggerò volentieri. Eccoci qua alla Junction, praticamente interagendo con il braccio destro di Paul possiamo decidere che cosa fare. Ora vedete, lo schermo si divide praticamente in due e possiamo visionare i possibili output della nostra scelta. Per riassumere brevemente, qua possiamo scegliere se c'è stato l'incidente, l'esperimento è andato male, eccetera eccetera, la città di Riverport è un po' in rivolta. Nei panni di Paul possiamo scegliere se sedare questa rivolta violentemente con le truppe della Monarch, oppure se invece prendere una via più diplomatica, quindi organizzare una campagna mediatica che riporti in buona luce la Monarch e allo stesso tempo cerchi di tenere insieme la situazione. Quindi ecco qua, qui si può visionare, cioè lavori contro te stesso in pratica, cioè puoi scegli anche fare, non è proprio lavorare contro te stesso, però diciamo che tu in questo modo Paul lo puoi interpretare come un villain proprio totale, oppure come un villain cattivo, con dei lati okay. un po' più umani. Sarà interessante vedere questa cosa poi se cambierà, che risultati darà sul lungo termine, ma questo non lo possiamo ancora sapere. Ti viene suggerito in pratica il fatto che tu di volta in volta possa decidere cosa fare di Paul, farne veramente uno stronzo colossale o farne quel tipo di villain un po' mosso, più meschino, un po' più fra l'altro alla Game of Thrones, Wilson Fisk di Daredevil, no? Okay, il villain ma con un cuore, ecco, mettiamola così. Ok, allora io intanto ti riporto qualche domanda. Primal Comet, a che difficoltà stai giocando? A normale, tutto questo gameplay dall'inizio è stato giocato a normale. Ok, il Pants 98, ma le serie TV
Ok, gli episodi possono essere rivisti da qualche menu? Vabbè, penso di sì, ovviamente. Allora, tutto il gioco in qualunque momento può essere rigiocato da un menu simile un po' alla sequenza temporale di Assassin's Creed. Quindi in qualunque momento si può andare indietro, rigiocarsi qualunque livello al livello di difficoltà che si preferisce. Tutti e tre sono sbloccati da subito. Si possono rivedere le puntate del serial, si possono rifare le junction. Naturalmente questo sovrascrive il salvataggio automatico, quindi poi per riprendere la partita, se lo fate prima di aver finito il gioco, per riprendere la partita da dove la stavate giocando dovrete ricominciare l'ultimo capitolo a cui eravate arrivati. Spero di essere chiaro. Sì, io ho capito ragazzi, okay. Fatemi sapere se non è passata. Ora abbiamo visto i due mini filmatini che introducono la scelta che abbiamo fatto, campagna mediatica o linea dura. A questo punto noi ne prendiamo una a caso, prendiamo la campagna mediatica, concretizziamo. Sì, avrei scelto quello anch'io, bravo. Concretizziamo la nostra scelta e quindi giochiamo Paul in una maniera un pochino più umana. Io comunque salto il dialogo che segue sempre per evitare il più possibile distrazioni sulla storia, e a questo punto parte la puntata del serial televisivo. Anche qui, sempre causa spoiler, ne vediamo poco, ma vi faccio vedere quantomeno il minimo indispensabile per vedere il lavoro di fotografia, regia, recitazione. Okay. Che è stato fatto, che è molto buono. Ok, nel frattempo c'è Rick 90, ciao Rick, che ci fa una domanda: ci sono i boss? Semplice, ma importante. Non posso neanche rispondere, in teoria. Dobbiamo attenerci a quello che vediamo in questo primo atto, quindi non rispondo. Ok, perfetto. Ci avvale della facoltà di non rispondere, Rick, esatto, mi dispiace. Esatto. Cos'era, il quinto emendamento? Sì. Allora, Veer Hope ci chiede: è il gioco completo? State giocando su PC o Xbox? Xbox One, ed è il gioco completo? Sì. Esatto. Versione per la stampa Andy Monza Edition, cioè questa è la versione Limited Edition, ce l'ha solo Andrea Porta. Ti regalano i jeans e quei risvoltini. È partita la prima puntata del serial, come dicevo prima durano circa 25 minuti, si ipotizza che siano 5 perché in teoria sono un adatto, quindi presumo che siano 5, a meno che non ce ne sia una finale, potrebbero essere 6, non lo so, lo scopriremo solo dopo. Si vede subito che c'è un lavoro di fotografia e di regia, insomma, molto abile, ma credo già dalle prime due inquadrature, eh? Poi Todd, l'esperto sei tu, quindi lascio a te il parere. No, io sto guardando, sono molto curioso, bella la scelta dei colori, pasta abbastanza originale, fra l'altro. Sì. Abbastanza originale perché... Beh, c'è questo giallo ocra che è un po' dappertutto, per scelta penso perché è anche il colore del font del gioco, quindi penso che anche quello sia assolutamente voluto. E mi sembra che anche le prove attoriali siano... Vabbè, alcuni attori sono strafamosi. Beh, chiaro, tipo lui. Che ha fatto Fringe, se l'avete visto, insomma, lo ricordate di sicuro. Chiaro. Ha fatto anche altre cose. Quindi, insomma, la scelta degli attori è molto buona. Mi sembra anche che si siano impegnati tutti quanti. I colori sono molto belli perché, nonostante comunque la pasta, questa ocra che dici te, è molto 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 vivido. Cioè gli altri colori staccano tantissimo. Guarda, sì, per esempio la cravatta sua, la giacca o il giaccottino di jeans di lei. Cioè comunque è bello. E in genere è una cosa che si usa molto, sì, nelle serie TV. Però non lo so, mi piace molto come è riuscita qui. Sì, sì. Sì, trovo anch'io che ci sia proprio tutto uno studio cromatico. Non so se poi è stata fatta della color correction, anche molto probabilmente successiva. Ma tantissimo, sì. Sicuro. Sì. A voglia. Però nel complesso gli dà una, come dire, un'impostazione molto personale, non so come dire. C'è proprio un suo stile che dopo prosegue anche nelle successive. Ragazzi, io non andrei oltre sempre per evitare eccessivamente... Vabbè, comunque io direi che da questo si capisce una cosa. Ora, vabbè, non abbiamo visto scene d'azione almeno, quindi va bene. Però, insomma, si capisce che c'è la qualità e quindi è un contenuto che c'è in più... Ed è fatto bene. Ora però Big Wait giustamente pensa: ah, vedi, c'è proprio, sì, c'è proprio la funzione media player. Ci fermiamo con questa still frame bellissima che ho scelto appositamente per concludere la nostra diretta mentre rispondiamo alle altre domande. Sì, comunque, bravo, porta regista. Se qualcuno se lo fosse chiesto, c'è la possibilità di fare fast forward eccetera eccetera sul video, esatto. Di metterlo in pausa, potete farci tutto quello che volete. Esatto, infatti Big Wait chiedeva: ma per ogni livello dovrò assorbirmi 25 minuti di serie TV? No, volendo
la puoi anche saltare. È ovviamente molto sconsigliato la prima volta che si gioca, perché comunque fa parte del tutto. È un'esperienza che è stata pensata così, quindi secondo me non ha senso la prima volta che si gioca andare a saltare. Però magari in un secondo momento, se uno si rigioca il gioco, può anche decidere di vedersi altre cazzine. Attenzione però, c'è sempre il discorso che facevamo prima. Secondo me, rigiocandosi la seconda volta questo gioco, sarebbe molto bello cambiare tutte le junction, perché a quel punto cambieranno anche le puntate del serial televisivo, i loro contenuti, e una parte dei loro contenuti. Quindi c'è una rigiocabilità, tra l'altro, in Quantum Break. Dunque, a tal proposito, io ti riporto una domanda molto interessante di Rocky. Quindi, la voce del popolo dice... Allora, io da quando l'ho visto ho avuto un'impressione di déjà vu con The Order. Mi smentite o è spezzettato tra gameplay, storia, platforming e via così? Insomma, io la reinterpreto così, Andy. Si gioca o si sta solo a guardare? Secondo me c'è comunque una misura di gameplay più forte qua rispetto a The Order. Diciamo che è un tipico gioco Remedy in questo senso, post Alan Wake. Cioè, lo ricondurrei molto più ad Alan Wake rispetto che a un The Order. C'è tanta narrazione, c'è tanta contestualizzazione, c'è il serial televisivo, però alla fine le sparatorie sono belle massicce, sono tante, sono anche articolate più avanti, ci sono dei momenti di platforming creativo, ci sono una serie di cose. Quindi no, non tirerei di mezzo The Order, tirerei più di mezzo Alan Wake come equilibrio tra gameplay e narrazione. Mi trovi d'accordo. Dunque, Neural Proxy ci chiede: che voi sappiate, la versione PC di Quantum Break ha un meccanismo di obiettivi simile a quello di Xbox? No, tecnicamente è proprio lo stesso, perché dall'unificazione della piattaforma funziona esattamente nella stessa maniera. Esattamente nella stessa maniera. Esatto. Lo sblocchi dallo store di Windows 10, mi pare. Sì. No, aspetta, c'è anche sull'app Xbox, mentre non tutti compaiono altrimenti. Ok, comunque, e per giocare ne parleremo nella prossima puntata. È necessario avere Windows 10, questo è già stato dichiarato. Sì, 10, 64 bit, ragazzi, 64 bit, esatto. 64 bit. Allora, vediamo un po', poi vedo Alex Il Diablo che dice troppi filmati mi snerva. Vediamo un po'. Vediamo, ragazzi, siete tantissimi. Io intanto vi ringrazio ancora una volta, però adesso cerco di tirar fuori qualche altra domanda. Vediamo un po'. Bella fotografia, sì, tanti apprezzamenti sulla fotografia, giustamente. Sì, beh, ha proprio un bell'impatto. Quando parte per la prima volta la sequenza filmata, uno rimane sicuramente colpito dalla qualità. Non c'è dubbio che abbiano speso tutte le risorse necessarie per farlo apparire come al pari con i serial televisivi di qualità di oggi, e ci sono riusciti, e questo sicuramente non è una cosa da poco. Allora, vediamo. Allora, Bigway dice: e poi, se gli atti sono tre e il primo è finito in circa 45... No, gli atti non sono tre, non so, prima ho detto chiaramente che gli atti sono 5. Ok. E dunque, è arrivato Winchester, buondì a Toros, buondì anche a te, vediamo un po', e oggi, Greset chiede Steam, no, niente Steam, Greset, niente Steam, no. Niente no, Steam. No, solo piattaforma Microsoft. Allora, vediamo un po'. Dark Universe arriva e chiede Killer App. Ancora, ragazzi, non l'abbiamo neanche finito. Esatto, cioè, è arrivato da pochissimo, non possiamo, anche volendo, non possiamo dirlo. Cioè, non lo sappiamo. Esattamente. Allora, c'è Dark Garrus che chiede: esiste un Windows Store? Ahoia se esiste, è bellissimo, fra l'altro. No, vabbè, diciamo che è ancora un po' giovane, diciamo acerbo, che è giovane, acerbo, diciamo che è giovane, parola. Guarda, no, vabbè, ancora è, diciamo che per gli amanti del PC, insomma, cioè, gli smanettoni, è un po' castrante, sì, ragazzi, perché purtroppo mancano un sacco di opzioni, e quindi purtroppo non è che puoi andare lì a modificare gli INI come sei abituato con Steam e tutta compagnia bella, però insomma, vabbè, finché si tratta di giocare, si gioca, quello te lo fa fare, ecco, quello te lo fa fare. Va bene. Ah, Track90 chiede: la dimensione su hard disk? La dimensione su hard disk non ne ho mi sa che tanta, secondo me. Pallida idea, non ne ho la più pallida idea. Ve lo confermiamo eventualmente. Tantissimo. Allora, entro stasera comunque vi faccio anche presente che esce un
pezzo di prime impressioni che riassumerà un po' tutto quanto è stato detto in questa diretta. Esce su Every Eye, pezzo tradizionale che riassume un po' tutto quello che ho detto nella diretta, anche perché per ora di questo si può parlare. Cerco di inserire anche l'informazione dello spazio su hard disk, così almeno facciamo anche quello. Entro stasera sulla home di Every Eye, un'anteprima in zona su questo primo atto. Allora, nel frattempo c'è Big Wait che ci è rimasto proprio male questa cosa degli episodi, poraccio, lo dobbiamo capire. Allora dice, ma se salto la serie TV, ci capisco comunque qualcosa della storia? Cioè, fino a che punto... Secondo me si perdono dei passaggi abbastanza fondamentali senza guardare la serie TV. Per quello che ho visto fino adesso, si perdono comunque dei passaggi abbastanza fondamentali. Ok. Ci chiedono ancora quanto dura il titolo, ripetiamo, non lo sappiamo perché non l'abbiamo finito, esatto. Cioè a parte questioni di embargo non l'abbiamo ancora finito, quindi non te lo possiamo dire, Mr. Snarky, esatto. Snacky. Io direi che possiamo anche un po' avviarci alla chiusura, se non ci sono altre domande alle quali possiamo rispondere. Allora, stanno arrivando, vediamo un po', allora sì, Cypher Revenge ci dice 44 giga su hard disk, ok, va bene. Fraiello ci chiede, ma è l'ultima live di Andrea? In realtà no. No, tecnicamente dovrebbe essercene almeno un'altra prima che io cambi definitivamente lavoro. Allora, Vir Hope ci fa una domanda molto interessante che io rivolgo direttamente, te la rigiro direttamente a te, perché mi sembri la persona più adatta. Allora, a voi piace come idea questa qui, insomma, quella di fondere il cinema e il videogioco? A me tantissimo. Fino a che punto? Questa è classica domanda sui sistemi videoludici che arriva sempre in chiusura, fra l'altro. A me tantissimo. In un ambito di varietà assoluta che comunque il mondo dei videogiochi continua ad offrire, quindi cose per tutti i gusti, i generi per tutti i gusti, che ci sia un genere che ricalca un po' le orme del cinema, che comunque cerca di fondere cinema e videogioco, di cui sicuramente i Remedy sono un esponente, poi ci sono esponenti anche più estremi come i Quantic Dream, che fanno quasi dei film in un certo senso, ma anche Kojima può essere definito un esponente di questo settore, anche se lui lo fa in modo molto diverso, cioè lui mantiene intatta una fortissima parte di gameplay e poi ti spara le cazzine da 4 ore. Sì, esatto. Sono vari, quindi c'è una varietà anche all'interno di questa corrente, no? Tanti modi diversi di ibridare il cinema e il videogioco. Certo che è una cosa interessante, che può dare risultati positivi o negativi, così come ogni altra corrente, insomma. Ogni caso poi va analizzato a sé stante. Concordo con te, anzi ti dirò, forse io sono ancora più convinto, nel senso, io sono rimasto pure parecchio soddisfatto anche, non lo so, per esempio da The Order, nel senso, io me lo sono mangiato, non rimpiango la spesa e capisco perché poi può non piacere, però personalmente io sono, insomma, mi ritengo un amante di questo tipo. Io non l'ho di ancora giocato, è in lista di recupero di Order, non l'ho ancora. Devi. Ho giocato dei frammenti alle fiere, ma chiaramente lo sai bene anche tu, per un gioco fatto così giocare 10 minuti non serve assolutamente a niente. Assolutamente no. E quindi no, quello mi piacerebbe farmelo proprio in una bella sessione tirata. No, lì va visto, lì va visto. Ecco, un gioco come quello va proprio visto, va esplorato, devi stare 15 minuti con le armi in mano, te le rigiri così, guardi tutto come ho fatto io, fra l'altro. Poi è chiaro, lì giochi poco. Secondo me qui, ragazzi, si gioca più. Perciò sono curioso di vedere cosa hanno combinato i Remedy qui. Sono molto, 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 molto curioso. Vediamo. Allora, vabbè, Devil88BG ci chiede, graficamente, ne abbiamo già parlato, direi, abbondantemente. Quindi nel caso, se sei arrivato in ritardo, troverai la replica di questa diretta a breve su YouTube. Non rifacciamo tutto il discorso sulla grafica perché ne abbiamo già parlato per molto, molto tempo. Ok, vediamo un po', Super Bazinga è arrivato adesso, scusate, ma Andrea lascia Every Eye, l'ha capito solo ora, poveraccio, non vorrei essere nei tuoi panni. È arrivato un pochino in ritardo, però sì, è confermato. Allora, per ora, chiedo se c'è un'ultima mandata di domande, ragazzi, noi siamo in chiusura e abbiamo fatto quasi un'ora, ma insomma abbiamo fatto vedere il primo atto e un pezzettino della prima puntata del serial, non vogliamo spoilerare non abbiamo spoilerato, ma devo dire che mi sembra che sia andato tutto nel migliore dei modi, zero spoiler narrativi, zero tutto, abbiamo fatto vedere io direi alla super professional, direi super professional, è andato tutto bene da questo punto di vista. Ok ragazzi,
fateci queste ultime domande e poi noi vi salutiamo. Per ora, per ora. Esatto, sì. Allora, sicuramente ci saranno altri momenti di streaming con Quantum Break. Tra circa una settimana ci sarà modo di far vedere qualcosa più avanti. Penso che della prossima diretta si occuperà Francesco. Quindi ci sarà modo di far vedere delle parti successive a quelle che avete visto oggi e presumo che la sfrutteremo per fare una seconda diretta. E comunque saremo ancora prima dell'embargo della recensione. Ovviamente post recensione, poi insomma ci sarà modo sicuramente di tornare. Non appena possibile, vi faremo vedere Todd, vi farà vedere anche la versione PC maxata, ultra maxata, esplosa in 15K. Esplosa in 15K, quindi anche lì ci sarà modo di approfondire un po' la questione PC. Quindi insomma, coverage totale su Quantum Break. Ok, d'accordo. Si può dire quando finisce l'embargo, nel senso quando uscirà la review? Si sa già oppure ancora non è stato specificato? Allora, non ne ho la certezza che questo dato si possa diffondere e non ho tempo adesso di controllarlo. Vi posso, allora, vi posso soltanto dire qualche giorno prima dell'uscita del gioco, comunque. Bene, quindi bene, sì, bene. Avrete tempo tranquillamente per fare tutte le vostre valutazioni tra l'uscita della recensione e l'uscita effettiva del gioco nei negozi. Va bene, io direi che ci siamo, non vedo altre domande, sicuramente ne sarò persa qualcuna, ma in quel caso vi chiedo scusa e ci vediamo alla prossima. Torneremo in diretta, esatto, torneremo con Quantum Break. Va benissimo. Va bene ragazzi, allora vabbè, grazie mille come al solito per la maxi partecipazione e grazie mille a tutti, vi lascio salutare dal Todd. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti di cuore, ci vediamo penso stasera a One Man Army, se non sbaglio. Sì, credo, c'è Yuri che fa le prove di Osiride, sì sì. Perfetto. E poi ci vediamo con Salt and Sanctuary e un altro episodio di In Verbis Virtus con B-Side. Alla prossima ragazzi, buon pomeriggio ciao, ciao a tutti, ciao.